Dunque, sabato mi ha contattato cercandomi, cioè mi ha contattato tramite il mio sito internet, non lo conoscevo e mi ha cominciato a scrivere delle cose molto divertenti, nonostante non sia mia abitudine rispondere a persone che non conosco. Lui era molto simpatico, mi sembrava una persona molto brillante, inoltre mi raccontava di questa sua tabaccheria dove lui insomma, osservava le persone, scriveva dei racconti, navigava internet scoprendo mondi, insomma una persona molto stimolante e curiosa di tutto, per cui a un certo punto ho deciso di andarla a trovare e ho scoperto un mondo, al di là di lui che è un mondo in sé, il mondo di questo paese che è un piccolo paese sopra la costiera amalfitana, dove non turistico come diciamo, la parte bassa della costiera, per cui in qualche modo forse più puro per certi versi. E sabato mi ha fatto conoscere una serie di personaggi che durante la giornata passavano dentro questo suo negozio e il primo giorno che sono andata lì per vedere un po' cosa succedeva, già tre dei personaggi che poi sono nel documentario sono comparsi. Uso Carlotta perché conoscendoci su internet uno si fa un'idea migliore di quello che è la realtà. Poi quando mi ha visto non lo so che ha pensato. Volevo soltanto aggiungere che la sua bravura, la bravura di Carlotta è stata quella di cogliere una straordinarietà, una poesia nelle vite di questi personaggi che poi vedremo nel film, che sembrano tutte vite ordinarie ma hanno dei momenti molto personali, molto intensi, inenarrabili, e lei è riuscita a cacciarli fuori, questo è il suo grande merito. Il documentario secondo me è piuttosto divertente, che è una cosa un po' rara per quanto riguarda i documentari adesso. Io sono molto contenta che sia stato preso a questo festival, perché molte volte i commenti erano vabbè, ma adesso il documentario ti deve far soffrire di più. Questo è il paradiso terrestre. Laggiù i Amalfi. Quella prima isoletta che vedi si chiama l'Isola dei Galli. E più avanti c'è la famosa Isola di Capri che si vede con un po' di foschia, con i faraglioni, dove si vede quel castello laggiù. Quella è una struttura che si farà, l'ascensore che scende al mare, e infatti se l'ha comprato Bill Gates, il famoso dei computer, l'inventore dei computer. Con il materiale umano che passa nella mia tabaccheria, lei può fare una cosa tipo ehi matto. Può fare 20 a Geroland. Sì, cioè, comunque ho dovuto togliere tanta roba perché cioè, per esempio il cantante neomelodico, ogni volta che andavo a fare l'intervista lui mi cantava qualcosa, io ho ripreso tutto, solo che poi cioè, ho dovuto creare degli equilibri. È veramente divertente, lui cantava poi canzoni romanesche sbagliando tutte le parole, era fantastico. Perché noi abbiamo un postino cinquantenne, basso, grasso, stempiato e la prima volta che venne Carlotta al mio negozio, questo postino lavora 366 giorni all'anno. Quel giorno era ammalato e le poste mandarono una sostituta che si chiama Marilena ed è un personaggio del film che è fantastico, è colorato, è allegro, è proprio l'opposto del postino abituale. Adesso ti sente quel postino. Mi sente il postino, ma è la verità comunque. Se tu trovavi un altro postino, cambiavi film.